Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'incontro al quarto dei nostri incontri di quest'anno. Dunque, prima di cominciare io ricordo che l'ultimo incontro, quello del 30 di marzo, prevede la vostra partecipazione. Quindi rivolgo ancora un accorato appello a tutti perché si facciano avanti per presentare in modo informale, amichevole, alcune esperienze didattiche fatte, provate, alcuni esperimenti. Io per ora ho 3 nomi, altri 3 ci starebbero benissimo nell'incontro del 30 marzo. Vi sollecito quindi a farvi avanti. E va bene, allora cominciamo con l'incontro di oggi. Io sono molto contenta di avere qui con noi la dottoressa Isabella Araldi della casa editrice Zanichelli di Bologna, perché ci tenevo molto che ci fosse il punto di vista dell'editore, che noi spesso personalizziamo la casa editrice come un'entità immateriale non fatta di persone con la loro professionalità, con le loro scelte, con i loro punti di vista. O tendiamo a sottovalutare o incolpiamo di tutte le cose che non funzionano nella manualistica che utilizziamo e che studiamo. Abbiamo avuto il punto di vista dello studioso di linguistica, il punto di vista dello scrittore di grammatiche, il punto di vista di chi le grammatiche le utilizza, ora vediamo il punto di capire meglio il punto di vista di chi le grammatiche le fa, le pensa e le fa. Allora, Isabella Araldi è responsabile editoriale per l'italiano e le lingue straniere dei testi scolastici per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Inoltre è responsabile per il settore della lessicografia della Zanichelli. Naturalmente tutti ricordate il dizionario Zingarelli con le sue riedizioni ormai a scadenza annuale, ricorderete anche il recente dizionario analogico e ultimamente uscito lo Zanichelli Junior, che è pensato proprio per gli studenti del biennio della secondaria di secondo grado. Oggi però piacerebbe chiedere alla dottoressa Araldi alcune cose appunto in generale sulla produzione di libri scolastici e poi in particolare su alcune scelte che pertengono alla lingua e alla testualità in particolare dei manuali scolastici. Domande di ordine generale, per esempio, come nasce un libro scolastico? Chi lo pensa, chi lo progetta? Ci sono sollecitazioni di singoli autori o è l'editore che con una sua idea commissiona uno scolastico? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qua e sono molto contenta di parlare di fronte a voi. Allora, un libro scolastico può avere genesi molto diverse. Ci sono casi in cui riceviamo, o attraverso la posta elettronica, oramai attraverso la posta non succede più, o attraverso la nostra rete commerciale, delle proposte da parte di insegnanti, per lo più, che di fronte alla mancanza di un titolo o di un tipo di libro di cui sentirebbero il bisogno, si propongono di scriverlo. Questo succede non spessissimo, forse succedeva di più qualche anno fa. E però succede, ogni tanto ci sono degli autori che noi conosciamo in questo modo, perché si propongono.
Più spesso accade che siamo noi a chiedere a insegnanti con cui siamo in contatto, insegnanti delle scuole medie superiori oppure anche insegnanti universitari, di pensare a un nuovo libro per noi. Altre volte ancora, ed è il caso in realtà più frequente, è quello in cui noi proponiamo ai nostri autori, che sono già presenti nel nostro catalogo, di pensare, di progettare un nuovo testo, perché sono nel frattempo cambiate le condizioni di contorno, perché ad esempio la riforma scolastica ha modificato il quadro orario, perché le indicazioni nazionali o le linee guida hanno ridefinito alcuni elementi dei contenuti, penso ad esempio a quanto è successo qualche anno fa quando la poesia italiana delle origini è stata introdotta al biennio, è stata una novità. Prima lo studio della letteratura cominciava con il terzo anno delle scuole superiori, con la riforma, ricorderete, l'ultima nel 2010, è stato anticipato lo studio della poesia italiana delle origini alla fine del biennio nei licei. Questo ci ha portato a dover ripensare i titoli che avevamo in catalogo. Ci sono altri cambiamenti che possono ovviamente indurci a pensare a nuovi titoli. Sono cambiamenti legati all'avvento della tecnologia digitale, che ci ha portato a ripensare e riprogettare i nostri titoli. Sono cambiamenti in realtà che noi percepiamo nella didattica, l'emergere delle competenze. Cambiamenti che hanno poi anche a che fare con, naturalmente, l'evolvere della lingua, l'evolvere della letteratura e il desiderio di dare conto dei cambiamenti che si sono nel frattempo prodotti. Quindi, insomma, un libro scolastico nasce in molti modi diversi, a seconda delle circostanze. Nasce in molti modi diversi, ma che fase di lavorazione ha? Quante persone lavorano ad un libro scolastico? Al di là dell'autore che poi troviamo sul frontespizio, in realtà sono sempre di più opere collettive che coinvolgono gruppi ampi anche per molto tempo, immagino. È così. Innanzitutto sono molto rari i libri scolastici in cui ci sia solo un autore, anche se consideriamo soltanto il frontespizio, di solito sono più d'uno i nomi che compaiono. Questo perché oltre al testo scolastico che gli studenti acquistano, voi sapete molto bene, c'è una ricca quantità di contenuti digitali per l'insegnante, per gli studenti con bisogni educativi speciali, e quindi dietro a un'opera, cioè un'opera in realtà è una costellazione di opere collegate l'una all'altra, e quindi il numero delle persone che contribuisce alla stesura, alla creazione di questi contenuti, di queste opere, è un numero di persone consistente. All'interno dell'opera, in cui il titolare, l'autore principale, il gruppo di autori principali è noto ed è quello del frontespizio, a quest'opera collaborano però anche altre persone. Se pensiamo ad esempio alle antologie, tanto della scuola media, parlo di scuola secondaria di primo grado, quanto della scuola secondaria di secondo grado, ci sono, lo sapete molto bene, oltre ai testi ci sono spesso tanti approfondimenti che riguardano il linguaggio cinematografico, il cinema, l'arte. Questi approfondimenti sono di solito scritti da esperti della materia, che difficilmente coincidono con gli autori, che sono invece più spesso esperti di letteratura o di linguistica, quindi già. Ma al di là del lavoro dell'autore c'è tutto il lavoro della casa editrice, delle persone che ruotano intorno alla casa editrice, che è un lavoro veramente collettivo ed è un lavoro d'équipe. Perché nel momento in cui l'autore scrive il testo, che noi continuiamo a chiamare dattilo scritto, anche se ovviamente arriva nella forma di un file, comincia il lavoro di rilettura e di revisione critica e didattica di questo testo. Revisione critica che serve a individuare
tutte le possibili imprecisioni, errori, refusi, ma anche una revisione didattica che facciamo in parte noi e in parte facciamo fare a insegnanti che ci aiutano in questo lavoro e che serve a come dire, vagliare la, il funzionamento del testo in classe, perché molto spesso l'autore, che è un insegnante, porta nel libro la propria esperienza ed è bene che questa esperienza si confronti con esperienza altrui, perché insomma, le realtà delle classi, delle scuole sono molto eterogenee e perché questa pluralità di punti di vista è anche utile a emendare il testo da quelle idiosincrasie che derivano dal fatto che chi scrive, ad esempio, scrive un'attività che nella sua classe funziona perfettamente perché è lui stesso, lei stessa che la anima e quindi tutto funziona perché l'obiettivo è chiaro. Nel momento in cui questa attività viene trasferita sulla pagina e non è più animata da chi l'ha pensata, potrebbe dare dei problemi. Quindi c'è appunto questo lavoro di revisione critica e didattica. Una specie di testaggio del, sì, del prodotto. Sì. E spesso questo lavoro di test è proprio un lavoro di test vero, cioè alcuni capitoli vengono distribuiti, si chiede ad alcuni insegnanti di provarli in classe e di farci avere un loro resoconto di cosa funziona e di che cosa non funziona. Contemporaneamente avviene un lavoro di progettazione grafica. I libri scolastici sono graficamente ricchi perché sono composti da, adesso dico delle banalità, comunque sono composti da testi, immagini, esercizi e schede di approfondimento e tutti questi elementi intrattengono tra di loro un rapporto gerarchico che deve trovare una visualizzazione nell'aspetto grafico. Questo perché questi testi risultino più leggibili, più comprensibili, perché lo studente riesca ad individuare le informazioni più importanti e quelle di secondo livello, perché possa trovare degli appigli per lo studio, per la memorizzazione, per il ripasso, perché abbia sempre chiaro dove si trova e che cosa gli viene richiesto in quel momento. Quindi revisione dei contenuti, progettazione grafica e poi c'è un lavoro di impaginazione, il che vuol dire che i contenuti vengono calati all'interno di questo layout grafico e questi contenuti vengono arricchiti di immagini che possono essere illustrazioni che devono essere realizzate, quindi se voi prendete ad esempio un'antologia della scuola media che è di solito molto illustrata, queste illustrazioni sono commissionate e fatte fare a degli illustratori apposta per quei testi. Nelle antologie del biennio oppure del triennio molto più frequentemente si trovano immagini fotografiche o immagini di opere d'arte. Queste immagini devono essere scelte in modo che siano pertinenti, ovviamente con il contenuto del testo, devono essere scelte, devono essere acquisite, nel senso che ogni cosa che noi pubblichiamo deve essere come dire, richiesta e autorizzata da chi detiene i diritti, sia sui testi, sia sulle immagini. E queste immagini, adesso entro in dettagli che forse non sono molto interessanti, comunque queste immagini devono essere poi lavorate, devono essere corrette dal punto di vista cromatico, devono essere ottimizzate perché poi la resa stampa sia la migliore possibile. Nel momento in cui abbiamo un testo impaginato e corredato di immagini e di esercizi, comincia il lavoro di lettura e correzione delle bozze, che è un lavoro che può andare avanti per mesi, anzi di solito va avanti per mesi, che si articola in diversi cicli, le prime bozze, le seconde bozze, le terze bozze, a seconda di quanti errori ci sono e di quanti errori devono essere corretti. Con l'obiettivo che è insomma un obiettivo purtroppo irraggiungibile di arrivare a pubblicare un testo che sia
perfetto, senza errori, senza rifusi, senza incongruenze. Noi lo scriviamo sempre nel nostro colophon. Realizzare un libro è un'operazione complessa. Purtroppo è inevitabile che qualche inciampo ci sia, però il nostro sforzo è quello di superare tutti questi inciampi. E fin qui ho parlato soltanto del libro dello studente, perché poi, come dicevo prima, ci sono tutti i materiali che vengono forniti all'insegnante, i materiali per la programmazione, le prove di verifica, le soluzioni che hanno una lavorazione analoga a quella che ho descritto, e poi c'è tutto il corredo digitale e multimediale che accompagna il libro di testo. E quindi parliamo di testi, ad esempio antologici, che vengono recitati e registrati su file audio in modo da essere disponibili nell'ebook, parliamo di esercizi interattivi, parliamo di video, parliamo di linee del tempo, anche queste interattive, di mappe interattive. Cioè tutto questo lavoro è un lavoro che accompagna la realizzazione di un libro di testo. Sintetizzando, dietro a un libro di testo c'è il lavoro di decine di persone che lavorano per, diciamo, almeno un anno. Prima c'è stato il lavoro di chi ha scritto, che ha scritto di solito per un tempo più lungo. Quindi questo è tutto quello che c'è dietro un libro di testo. È difficile anche il lavoro di amalgama di questo materiale, che credo che sia poi il lavoro che spetta a un responsabile di edizione, perché appunto pezzi scritti da persone diverse, con punti di vista diversi, caratteristiche scientifiche diverse, poi però devono essere amalgamati, pensando all'utilizzatore di quel libro. Sì. Devo dire che, quantomeno in Zanichelli, i libri sono libri d'autore. Questo significa che anche quando parti del libro non sono scritte materialmente dall'autore, ne parlo al singolare, ma insomma, è un gruppo di persone, sono comunque gli autori che in prima persona, prima ancora del lavoro che facciamo noi di revisione, sovrintendono e supervisionano la stesura dei testi scritti da altri per mantenere comunque l'impostazione che loro desiderano, per mantenere una uniformità stilistica e anche, insomma, di pensiero. E sicuramente il lavoro, diciamo, più della casa editrice è un lavoro di organizzazione, perché queste persone devono lavorare contemporaneamente e anzi devono passarsi il testimone in fasi diverse della lavorazione, quindi c'è un grosso lavoro di organizzazione e di coordinamento. Il lavoro dell'editore è anche un lavoro di raccordo tra gli autori e la scuola, perché attraverso i contatti che la redazione ha e attraverso i contatti che la nostra rete commerciale ha con gli insegnanti, noi cerchiamo di raccogliere informazioni dalla scuola, passarle ai nostri autori e poi farci tramite anche del processo di comunicazione nel senso inverso, quindi fare in modo che le caratteristiche salienti del libro vengano comunicate dal libro stesso e da tutti i materiali paratestuali che lo accompagnano: la copertina, la quarta di copertina, la proposta di adozione, quello che scriviamo sul sito, quello che i nostri funzionari commerciali raccontano è frutto di un lavoro di mediazione che in casa editrice facciamo rispetto agli autori. Dunque, abbiamo cominciato ad affrontare uno dei temi che poi sono al centro delle nostre riflessioni, cioè la lingua e la testualità dei libri di testo. Allora, Tullio De Mauro, già qualche decennio fa, lamentava il fatto che, a suo avviso, le case editrici non tengano in debito conto il tipo di pubblico al quale si rivolgono e che quindi spesso adottino una lingua che non corrisponde
alle diverse fasce d'età. Dietro questo discorso naturalmente c'era l'idea di De Mauro di un lessico che si acquisisce per stadi e strati successivi, e quindi lamentava per esempio la presenza eccessiva di tecnicismi non contestualizzati e non debitamente spiegati inseriti all'interno di un tipo di lingua che invece prevedeva soltanto il lessico fondamentale, diciamo, cose di questo tipo. O notava l'eccessiva diciamo, complessità sintattica offerta a discenti non ancora perfettamente padroni dello strumento linguistico. Io mi chiedo, al di là del buon senso che ciascun autore o editore può privatamente adottare nel revisionare un testo scolastico, voi vi servite di qualche linea guida particolare per adeguare la lingua dei diversi libri ai diversi pubblici studenteschi? Cioè, mi spiego, vi servite di strumenti che indichino la complessità linguistica del testo? Esistono ora molti analizzatori sintattici, l'indice di leggibilità, Gulpis e cose di questo tempo. Come fate? Come fate a adeguare la lingua a contenuti complessi? Perché indubbiamente si tratta di contenuti complessi, però mantenendone da una parte la leggibilità senza dall'altra banalizzarla. Come si fa praticamente? Allora, praticamente si lavora molto di lettura, rilettura, revisione, riletture fatte fare a insegnanti. Stiamo cominciando anche a far fare alcune riletture a studenti per saggiare il loro grado di comprensione del testo. Abbiamo provato qualche anno fa a utilizzare in modo sistematico l'indice di leggibilità, e però non siamo riusciti effettivamente a tradurlo in una prassi quotidiana, anche perché i libri di testo necessariamente devono introdurre dei tecnicismi, li devono spiegare. E quindi attraverso l'indice di leggibilità si ottenevano dei risultati che erano falsati dalla presenza di termini effettivamente piuttosto rari e piuttosto tecnici, che però fanno parte del lessico della disciplina, quindi c'è una piccola contraddizione tra queste due cose. Quello che noi facciamo empiricamente è facciamo dei corsi ai nostri autori. Questi corsi, gli ultimi corsi, sono stati ad esempio tenuti da Luisa Carrada, che forse qualcuno di voi conosce, è un'esperta di scrittura che ha un blog piuttosto seguito che si chiama Il Mestiere di Scrivere, e questi, che è anche nostra autrice di due testi sulla scrittura, e questi corsi autori hanno avuto un precipitato in una guida di stile che al momento è soltanto a uso interno, quindi circola tra noi, i nostri collaboratori, i nostri autori, e che dà delle indicazioni per mantenere un linguaggio comprensibile. Cioè, il punto è che ovviamente i libri di testo devono essere studiati, devono essere compresi, e di conseguenza non devono frapporre inutili ostacoli alla comprensione. Quindi le indicazioni che noi diamo agli autori sono, volendo sintetizzare molto, quelle di utilizzare un lessico concreto, preciso, esatto,
in modo che il concetto arrivi senza giri di parole fumosi, e sorvegliare la sintassi in modo da evitare quanto più possibile gerundi, passivi, doppie negazioni, costrutti all'interno dei quali gli studenti, dico gli studenti, ma insomma in generale i lettori, si perdono. Un'altra indicazione che noi diamo e, come dire, indicazione che diamo e sorvegliamo i risultati è quello di scandire il testo in porzioni che abbiano ciascuna un proprio focus e che l'ordine di queste parti sia l'ordine del ragionamento che lo scritto deve veicolare. Mi rendo conto che detta così sembra veramente una raccolta di cose evidenti e non si capisce perché poi non vengano messe in pratica, però dal professare questi principi a riuscire a metterli in pratica in modo sistematico c'è una certa distanza e quindi c'è un grosso lavoro e un grosso sforzo da parte sia degli autori sia nostro per cercare di raggiungere questo risultato. Quindi per i tecnicismi, perché appunto è quell'attrito di cui parlava Ascoli tra ciò che si deve studiare, le capacità di partenza del discente va mantenuto, quindi un certo grado di difficoltà deve rimanere. Quel grado di difficoltà però va calibrato, va addomesticato e va calibrato. Come fate nel caso specifico dei tecnicismi, cioè quali strategie ci sono? Perché mi accorgo che per esempio in tanti libri di testo che mi è capitato di vedere il tecnicismo è spiegato a parte o in un box a lato ed è invece lasciato non glossato all'interno del testo. In qualche modo scorporando la spiegazione metalinguistica dall'uso. Mi chiedo se sia l'unica strategia possibile o se didatticamente invece inserire delle glosse all'interno del testo, quindi senza scorporare i due piani, non potrebbe essere altrettanto o più efficace didatticamente. Sono domande che mi faccio e che nascono, diciamo, anche da una lettura un po' ingenua di libri scolastici guardati un po' a caso, ma sono domande che mi pongo perché appunto si tratta di scelte che riguardano la lingua ma che riguardano anche la testualità. Allora, diciamo che glossare, cioè inserire a lato del testo o alla fine in appendice un glossario in cui si dà una spiegazione compiuta di un termine tecnico presenta il vantaggio della più facile reperibilità. Cioè io so che, soprattutto quando queste informazioni sono in fondo al volume, io so che in fondo ho un glossario, diciamo, non so, retorico, metrico, tutte le indicazioni che si riferiscono a questo ambito possono essere magari, non so, accompagnate da un piccolo segnale grafico e io so che in fondo trovo la spiegazione. In realtà, cioè, questo presuppone probabilmente un lettore volonteroso, che non sempre è il lettore a cui noi ci rivolgiamo, il lettore che abbiamo in mente. D'altra parte, cioè io non arriverò a una risposta. Probabilmente non c'è una risposta sola. D'altra parte, appesantire la trattazione di ogni volta una spiegazione del termine tecnico può risultare molto faticoso. E d'altra parte, un altro problema che noi ci poniamo è quello che cioè i nostri libri hanno una struttura sequenziale, hanno un ordine, hanno un indice, che è quello che noi, come dire, immaginiamo essere l'ordine di lettura ideale o quantomeno quello che noi immaginiamo per quel testo. In realtà credo che i libri scolastici non vengano praticamente mai letti, sicuramente non dall'inizio alla fine integralmente, ma probabilmente nemmeno seguendo l'ordine dei contenuti che noi proponiamo. Quindi un'altra possibile soluzione che
potrebbe essere quella di dire lo spiego nel testo alla prima occorrenza e poi mi limito a rimandare a una glossa finale, che è probabilmente una buona soluzione ed è quella che io mi sentirei tra le varie di, come dire, di sostenere, può poi scontrarsi con il fatto che quella che per noi, per me, per l'autore è la prima occorrenza, non è la prima occorrenza per lo studente che lo legge, perché magari il capitolo che contiene questa spiegazione viene saltato o viene fatto dopo rispetto a un capitolo successivo. Quindi certo, no, no, bisogna cerca di trovare un compromesso tra ma giusto, sono appunto sono problemi che l'editore più dell'autore, l'editore più dell'autore si deve porre. E dunque, visto che parliamo di testualità, è una testualità particolare quella dei libri scolastici, perché appunto è una testualità che prevede anche questa lettura, diciamo così, rapsodica o in ordine non lineare rispetto a quanto previsto dallo scolastico. È possibile anche, è possibile che qualche docente la adotti e quindi lo strumento non deve ostacolarlo in questa sua possibilità. Deve essere il più possibile autoconsistente. Deve essere, sì, oppure un modulare o non so come vogliamo chiamarlo. Anche qui però la mia sensazione è un po' critica da chi guarda i libri scolastici con un occhio un po' esterno. Ogni tanto ho la sensazione che la semplicità sia ottenuta, non faccio nessun caso specifico, è un'impressione così un po' generica, generalizzata, la semplicità del discorso sia ottenuta riducendo o eliminando l'argomentazione, cioè lasciando una serie di parti di testo in genere brevi, chiuse in sé, diciamo così singoli capoversi, poco connessi gli uni agli altri, proprio perché la parte argomentativa viene eliminata dal punto di vista linguistico e la continuità argomentativa spesso è interrotta dal fatto che graficamente i paragrafi sono separati l'uno dall'altro. È una sensazione che ho molto più per la manualistica, per la scuola secondaria di primo grado, naturalmente, rispetto alla manualistica per i gradi scolastici successivi. Cioè, di fatto, mi sembra che spesso si tenda a un'eccessiva frammentazione del testo. È una sensazione, poi non ho detto, una sensazione che nasce anche un po' da una mia esperienza personale. Mi sono trovata a scrivere alcune parti di testo per uno scolastico non pubblicato dalla Zanichelli, pubblicato dalla concorrenza, quindi non siamo in conflitto di interesse. Io avevo scritto questo testo continuo e poi, e per me era un discorso continuo, articolato in capoversi, ma mi sono trovata a correggere le bozze. Il testo era il medesimo, ma era stata messa una distanza grafica tra i paragrafi che mi facevano perdere la continuità del testo e la mia reazione di fronte a quello che avevo scritto io, quindi non, era che io non riconoscevo più quel testo lì, perché erano venuti meno alcuni connettivi, alcuni snodi, fisicamente erano separati questi capoversi. Certo, dal punto di vista della leggibilità, naturalmente chi ha fatto questa operazione non lo ha fatto ingenuamente, lo ha fatto per favorire la leggibilità di questo testo da parte degli studenti. Per me la conseguenza era invece la frammentazione del discorso. E la cosa mi ha fatto pensare, naturalmente, cioè mi ha fatto pensare alla forma testo che poi sottoponiamo ai nostri studenti, che è una forma testo che vuole appunto essere addomesticata, come si diceva prima, per facilitare la comprensione, che spesso però ottiene
questa facilitazione della assimilazione di singole nozioni, facendo però perdere il quadro argomentativo complessivo. Non so se sono riuscita a spiegarmi, ma diciamo l'autonomia delle singole parti certo è utile per la memorizzazione di alcune informazioni. La perdita di continuità però mi sembra che corra il rischio di far perdere di vista la struttura argomentativa e quindi il procedere logico di un testo. Capisco che sia un equilibrio difficile, probabilmente non è più proponibile un testo, che ne so, come quelli che abbiamo soltanto studiato noi nelle scuole superiori, che erano testi continui, non frammentati, non interrotti dalle immagini, non frammentati in box di approfondimento, erano completamente diversi. Capisco che sia difficile e probabilmente improponibile oggi un tipo di testo così, ma mi chiedo se la nostra idea di facilitazione invece non ci stia portando all'eccesso opposto, cioè quello di non presentare mai testi continui dal punto di vista argomentativo, espositivo. Quello che noi cerchiamo, queste sono insomma obiettivi, aspirazioni, quello che cerchiamo di fare è di costruire dei piani inclinati, cioè quando parlavo di addomesticare i contenuti pensavo soprattutto ai primi volumi, ai materiali che si propongono all'inizio di un percorso scolastico, cioè l'idea sarebbe quella di accompagnare lo studente man mano proponendogli contenuti che diventano più complessi nella sostanza ma anche più articolati e più complessi di conseguenza anche nella forma, abituandolo pian piano anche in modo operativo ad affrontare testi più lunghi. Cioè di solito cerchiamo nei nostri libri di affiancare alle parti di spiegazione che hanno magari queste caratteristiche di segmentazione, scansione, enfasi sulle parole chiave, che sono espedienti che sono utili per mettere a fuoco i concetti chiave, per memorizzarli, per mapparli, affiancare a questo tipo di testo anche un testo, soprattutto negli approfondimenti, che sia meno addomesticato, che sia quindi più complesso, più articolato, in modo da consentire, come dire, di non ostacolare quello che deve essere studiato ed effettivamente acquisito, ma contemporaneamente consentire di cimentarsi con testi più complessi per sviluppare queste, insomma, queste competenze che pure sono importanti. Questo della semplificazione è un tema, come dire, su cui noi ovviamente ci interroghiamo moltissimo e non è affatto un tema nuovo. Io ho recuperato, scusate, dal nostro catalogo storico un passo della moglie di Enrico Fermi, Laura Fermi. Enrico Fermi ha pubblicato negli anni 30 un testo di fisica per Zanichelli e Laura Fermi scrive, adesso vi leggo alcune righe soltanto. Quando ci eravamo fidanzati, Enrico, preoccupato delle nuove responsabilità, aveva deciso di scrivere un libro per i licei e aumentar così le entrate della futura famiglia. Se vuoi te lo detterò nei ritagli di tempo, mi disse. Tu potrai copiarlo a macchina e aiutarmi a preparare le figure. Questo quadretto di vita domestica. Accettai con entusiasmo e ci mettemmo subito all'opera. Ben presto però il mio ruolo di segretaria si mutò in quello di studentessa zuccona. A Enrico tutto sembrava chiaro, ovvio o evidente. Non a me. Mi dettava, è evidente che in un moto non uniformemente accelerato il rapporto tra la velocità e il tempo non resta costante. Senza alzare gli occhi dal foglio, su cui scribacchiavo in fretta per tenere dietro al dettato, dicevo, non è evidente. Lo è per chi vuole usare il cervello, non per me.
Come era possibile risolvere dispute di tal genere? Una volta, per mio suggerimento, chiamammo al telefono mia sorella Paola. Ella aveva appena superato l'esame di Stato e ottenuta la licenza liceale. Era ben vero che non le piacevano le scienze. D'altra parte, Enrico non poteva pretendere di scrivere un libro esclusivamente per studenti col bernoccolo scientifico. Delle spiegazioni di fisica che le leggemmo al telefono, Paola non capì nulla. Da allora in poi essa fu l'arbitro delle nostre liti sulla chiarezza dell'esposizione e in genere il suo verdetto era in mio favore. E poi va avanti e si arriva alla pubblicazione e quindi la famiglia che ha poi tutto il, come dire, gli introiti di questo libro di grande successo. Spesso penso che la semplificazione allora, è difficile trovare il giusto livello di chiarezza, semplificazione, poi l'uso dei termini qui è scivoloso e delicato, anche perché una delle caratteristiche dei libri di scuola è quella di essere fatti per gli studenti, ma essere scelti e usati in primo luogo dagli insegnanti. E questo determina una sorta di strabismo che è un po' ineliminabile, perché probabilmente se i libri li scegliessero gli studenti, dubito che si lamenterebbero della semplificazione. E d'altra parte, parlando con gli insegnanti, spesso lamentano il fatto che gli studenti non capiscono quello che c'è scritto nei libri. Quindi la soluzione che noi cerchiamo di praticare è quella di partire semplici per diventare poi un po' più complessi, sperando di insegnare. Sì, ma il tema della semplificazione che non banalizzi i concetti, lo spessore, la problematicità delle cose, è poi il tema centrale della didattica, quindi nessuno di noi credo che abbia una risposta univoca. La risposta che ci diamo tutti appunto è quella della gradualità, forse le cose vanno fatte con gradualità. È interessante la lettera della moglie di Fermi, perché l'altra cosa fondamentale è quella di avere un lettore attento che criticamente vagli ciò che abbiamo scritto. Tutto è semplice per noi che lo scriviamo, forse. Tutto è chiaro, ecco, non semplice, tutto è chiaro nel momento in cui lo scriviamo. Dipende poi se per chi ci legge è altrettanto chiaro. Ma l'equilibrio tra appunto semplicità e non banalizzazione credo che non avrà mai una soluzione, una risposta univoca, una soluzione sola. Io delle volte guardando delle grammatiche e soprattutto per le secondarie di primo grado, ho come la sensazione che i testi più lunghi siano quelli degli esercizi di comprensione testuale. Cioè, guardando le grammatiche, il testo metalinguistico, quello che spiega la regola, in genere è molto breve e molto frammentato. E il testo più lungo che trovo su una grammatica è quello dell'esercizio di comprensione testuale. Dico, c'è qualcosa che non funziona. Perché se i testi più lunghi glieli presentiamo soltanto come esercizi, quello è un ulteriore motivo per accentuare la natura artificiosa dell'esercizio, quando esattamente il nostro scopo sarebbe il contrario, di farli esercitare su dei testi reali. Il problema è che poi quei testi reali nello stesso libro non glieli presentiamo mai perché frammentiamo il discorso in mille paragrafini. È un paradosso, forse dipende soltanto dalle grammatiche, certo non dipende da altri tipi di libri. La grammatica per sua natura tende a ridurre tutto a semplici regole non argomentate, quindi poi alla fine è quasi inevitabile che la parte di discorso più lungo e più filato e più coeso sia quella dell'esercizio. Però pensandoci un po',
è del tutto innaturale. Però la parte metalinguistica è da studiare, è di per sé più difficile laddove gli esercizi di comprensione servono per allenare un'abilità di comprensione che deve essere fatta crescere. Cioè, capisco il paradosso, però contemporaneamente avere una parte di spiegazione metalinguistica molto lunga e non ben articolata, credo che aggiungerebbe un elemento di difficoltà a un testo che già è difficile. Ma forse appunto questo che ho notato è una caratteristica ineliminabile delle grammatiche, che sono libri strani di per sé, sono libri scolastici diversi da tutti gli altri libri. E una cosa che invece accomuna tutti gli scolastici è la grafica. Negli ultimi 30 anni, nei libri scolastici degli ultimi 30 anni, c'è un'esuberanza grafica che è vero si placa un po' con le secondarie, soprattutto col triennio, nelle secondarie di secondo grado. Ma c'è un'esuberanza grafica, caratteri diversi, colori, freccine, punti elenco, immagini, che a volte sì, possono essere funzionali alla fissazione di determinati concetti. Altre volte mi sembra che predigeriscano il testo, cioè proprio perché lo spezzettano, la frequenza di punti elenco, spesso anche non gerarchizzati o mal gerarchizzati. Allora mi chiedo, è proprio necessario? Perché è proprio necessario averci i testi preevidenziati oppure le parole messe in risalto con colori diversi? Ripeto, è vero che è così soprattutto per i testi delle elementari e per le secondarie di primo grado, però una certa tendenza della grafica a usurpare spazio al testo lo noto anche per i livelli superiori. Allora, l'esuberanza grafica nel caso di Zanichelli è abbastanza tenuta sotto controllo da un'esigenza di leggibilità che ci poniamo da molto tempo e che ci poniamo con maggiore attenzione da quando il numero degli studenti che hanno delle difficoltà d'apprendimento, che hanno problemi di dislessia, è aumentato, e quindi da quando ci è arrivata forte la richiesta di avere dei testi che fossero comunque scritti sempre su un fondo bianco, con un uso moderato del colore, senza caratteri troppo fantasiosi perché avrebbero ostacolato la lettura. Quindi questa esuberanza grafica, noi cerchiamo di tenerla piuttosto sotto controllo. Abbiamo anche un decalogo, 10 in leggibilità, che seguiamo e cerchiamo di... Per esempio... Ci può dire alcune principi? Ha a che fare con il rapporto tra il colore del testo e il colore dello sfondo. Ed è di fatto i nostri testi vengono fatti analizzare da dall'Istituto di Grafica di Urbino, che si chiama ISIA, e che proprio a partire dai nostri file impaginati fa una serie di analisi. Quindi il rapporto tra il colore del testo e il colore dello sfondo deve essere sufficientemente diverso da risultare leggibile. Il rapporto tra la dimensione del carattere e l'interlinea, che è lo spazio che c'è tra due righe. Il fatto che una riga non possa contenere oltre un certo numero di caratteri, perché altrimenti quando la riga è molto lunga diventa difficile tenere il segno. Noi impaginiamo i nostri libri utilizzando un set di caratteri che è definito, e sono caratteri che sono stati testati e che quindi risultano
ben leggibili. L'immagine si deve sempre trovare vicina al punto nel testo all'interno del quale si fa riferimento all'immagine stessa, e ci deve essere sempre un rimando esplicito e puntuale. Queste sono alcune appunto delle regole che noi seguiamo per impaginare i nostri testi e per renderli il più possibile leggibili. Quindi all'esuberanza grafica cerchiamo di porre un rimedio. Resta il fatto che è vero che rispetto alle pagine su cui sì, anch'io ho studiato, austere, che erano pagine, austere, erano dei muri di testo in cui c'erano i titoli e poi non c'era nient'altro, per cui non c'erano parole chiave, non c'erano testi in grassetto, cioè non c'era nulla di tutto questo, ed era un lavoro che dovevamo fare noi, che quando studiavamo, e fare questo lavoro effettivamente costituiva parte dello studio, questo è senz'altro vero, però quello che noi, e mi piacerebbe su questo punto sapere anche la vostra opinione, come anche su tante delle cose che ho detto fino ad adesso, quando noi ci confrontiamo con gli insegnanti, quello che ci viene detto è che gli studenti hanno sempre maggiore difficoltà a individuare il punto importante, quello che deve essere studiato, quello che deve essere ricordato, e quindi noi cerchiamo con la grafica, dando una gerarchia chiara, sempre dal nostro punto di vista, dei contenuti, quindi facendo capire qual è il testo principale, qual è l'approfondimento che può essere saltato, qual è all'interno del testo principale il punto su cui devono concentrare la loro attenzione, noi pensiamo in questo modo di facilitare il lavoro di studio. È un lavoro che in parte, diciamo, facciamo noi, ma che in parte facciamo anche fare agli studenti, perché penso ad esempio al caso delle mappe. Nei nostri libri forniamo delle mappe che servono per ripassare, e contemporaneamente chiediamo di costruirle, e lo facciamo in modo graduale, cioè all'inizio sono da completare, poi man mano che si procede sono da costruire, e sono da costruire all'inizio a partire da elementi dati, man mano che si procede a partire da un testo in cui quindi lo studente deve individuare le informazioni, gerarchizzarle, costruire una mappa. Cerchiamo di mantenere un equilibrio tra quello che facciamo noi e quello che, cioè, diamo il buon esempio e poi chiediamo di seguirci in questa procedura, insomma. Sì, quindi insomma, ecco, c'è dietro a uno scolastico c'è molta riflessione, molto da parte di persone con competenze molto diverse. Mi chiedo, i rivolgimenti normativi degli ultimi 15 anni, che forse hanno disorientato anche larga parte della docenza, hanno disorientato anche le case editrici. Come avete reagito al fatto che in pochi anni siano uscite indicazioni nazionali, linee guida, che in fondo sono simili per certi aspetti, diverse per altri, e poi soprattutto sono tutte molto ampie e che prevedono costitutivamente di essere molto ampie, proprio perché il singolo docente possa ritagliare dei propri percorsi. Quanto ha inciso questo sulla progettazione o sulla riedizione di opere che avevate in catalogo? Le indicazioni nazionali e le linee guida non possono essere contraddette nelle opere che noi pubblichiamo, perché non possiamo ad esempio proporre un'antologia del biennio per i licei che non contenga, ne parlavo prima, la poesia italiana delle origini. Non possiamo farlo perché le indicazioni la prevedono, e non so quanti insegnanti effettivamente svolgono questa parte di contenuti e quanti no, ma sicuramente avere un libro che non la presenta è un libro non a norma, e quindi è un libro che difficilmente potrebbe essere adottato.
Detto questo, le indicazioni nazionali e le linee guida vanno ovviamente, come tutte le cose, interpretate e soprattutto vanno calate nella realtà dell'insegnamento. Faccio un altro esempio: quando è stato ridefinito il sistema liceale e è stato stabilito in 2 ore a settimana per il primo biennio e basta il monte ore del latino dei licei linguistici, le indicazioni nazionali relative ai licei linguistici recitano che non è indispensabile affrontare lo studio della quarta e della quinta declinazione. Non so se l'avete presente. Le indicazioni nazionali di latino licei linguistici, a fronte di un monte ore molto ridotto, perché sono 2 ore alla settimana per 2 anni, non so se c'è qualcuno tra di voi che insegna latino ai linguistici, ecco qualcuno là in fondo, insomma c'è scritto che sono imprescindibili le prime 3 declinazioni, però la quarta e la quinta anche si possono tralasciare. Ora, al di là del fatto che, fatto lo sforzo della terza declinazione, poi insomma tutto sommato quarta e quinta insomma, si possono affrontare, cioè noi ad esempio abbiamo proprio a ridosso della pubblicazione delle indicazioni nazionali pubblicato un corso di latino per i licei linguistici. Non abbiamo pensato nemmeno per un istante di non mettere la quarta e la quinta declinazione, perché ci sembrava un assurdo. Abbastanza. Quando è stata pubblicata l'indicazione della poesia italiana delle origini, noi siamo stati presi in contropiede, perché, venendo alla domanda come reagiamo di fronte a questi cambiamenti, la risposta è reagiamo con difficoltà, perché questi cambiamenti arrivano da un giorno all'altro, sono operativi da ieri, cioè noi i libri li abbiamo appena pubblicati, cioè siamo sempre un po' spiazzati, perché non c'è da parte del Ministero un'azione di informazione nei nostri confronti, per cui ad esempio adesso noi stiamo aspettando di capire cosa succederà dell'esame di maturità, ad esempio immagino anche voi, così come voi dovete progettare il vostro lavoro annuale, così noi dobbiamo progettare i nostri libri. Vi ho raccontato prima quanto è lungo questo processo di gestazione, insomma noi speriamo prima o poi di sapere qualcosa, perché altrimenti siamo in difficoltà. Ritorno al discorso: quando appunto è stata pubblicata l'indicazione della poesia italiana delle origini al biennio, noi inizialmente l'abbiamo applicata alla lettera e quindi l'anno successivo rispetto all'uscita di questa indicazione abbiamo messo a norma un'antologia che avevamo in catalogo con una parte in cui si affrontava proprio esattamente quello che recitavano le indicazioni, quindi la poesia religiosa, la poesia comico-realistica, i prestilnovisti, e ci fermavamo lì. Sono passati degli anni, ci siamo confrontati con diversi insegnanti, abbiamo capito che questa indicazione presa così in molti casi non funziona, perché quello che succede è che tutta la parte iniziale del programma di storia letteraria, diciamo, viene anticipata, quindi anche la letteratura provenzale, anche Chrétien de Troyes, Les Chansons de Geste, ma anche Guinizelli e Cavalcanti, perché di fatto quello che voi annuite, questo mi fa piacere perché allora si vede che le informazioni sono coerenti, di fatto chi anticipa questa parte poi ha l'obiettivo di cominciare in terza con Dante. Ecco. Allora, quindi le indicazioni nazionali sì, sono indicazioni, però poi vengono da voi innanzitutto interpretate sulla base delle vostre esigenze, e da noi di conseguenza reinterpretate sulla base di quelle che pensiamo essere le vostre esigenze. Allora, in questo quadro fatto di vincoli posti dalle linee guida, dalle indicazioni nazionali, una certa tradizione del genere libro scolastico, per cui ci sono alcune cose che sono
imprescindibili di ogni manuale perché ce l'hanno gli altri. Esiste anche questo effetto di tradizione del genere. Che spazio c'è per innovare gli scolastici? Beh, no, lo spazio c'è ed è uno spazio, come dire, che probabilmente dipende editore per editore da com'è strutturato il catalogo di un editore. Cioè, mi spiego. Noi ci basiamo nelle nostre decisioni, nella nostra progettazione, ve l'ho detto prima, insomma, sulle idee degli autori, su quello che ci arriva dagli insegnanti, direttamente o indirettamente tramite la nostra rete commerciale. Ci basiamo anche sui dati delle adozioni, cioè i dati delle adozioni, quello che gli insegnanti adottano, costituisce ovviamente una indicazione per noi importante, perché ci serve per immaginare una possibile diffusione di un testo e quindi capire se gli investimenti che sono necessari per realizzarlo possono essere poi come dire, coperti dall'effettiva diffusione dell'opera. Tutto questo per dire che l'innovazione è possibile quando è un'innovazione ragionevole, cioè ragionevole nel senso di un'innovazione che non richiede a chi utilizza i nostri libri una rivoluzione del comportamento. Cioè noi pensiamo, e finora insomma le evidenze ci hanno dato abbastanza ragione, che sia più produttivo veicolare delle novità di metodo, di contenuto all'interno di un corso che si faccia usare, cioè che non richieda all'insegnante di buttare via tutto il lavoro che ha fatto fino a quel momento, le lezioni che ha preparato, i compiti in classe che si è costruito, buttare tutto via e ricominciare da zero. Quindi l'innovazione è perché anche l'innovazione ha bisogno di essere mediata, di essere veicolata e di essere inserita in una prassi di lavoro in cui il libro di testo è una parte, ma siamo ben consapevoli del fatto che per voi deve essere uno strumento, cioè non è che voi lavorate per far funzionare il libro di testo, è il libro di testo che deve funzionare, aiutare voi a lavorare in classe, per cui se questo meccanismo funziona, l'innovazione passa, se questo meccanismo non funziona, l'innovazione non passa. E per quanto riguarda il catalogo dell'editore, che era un punto che avevo iniziato un attimo fa, l'innovazione è più facile quando il catalogo presenta diversi titoli e quindi è possibile fare una proposta, diciamo, più rassicurante e una proposta più innovativa, in modo tale da cercare di andare incontro a esigenze diverse, anche perché, e concludo su questo punto, molto spesso le adozioni, almeno correggetemi se sbaglio, avvengono in modo collegiale. Di conseguenza è molto più probabile che un gruppo di persone si trovi d'accordo su un testo rassicurante che non su un testo rivoluzionario, perché è molto difficile che insomma, in tanti convergano su una cosa completamente diversa da quella che si è fatta fino a questo momento. Detto questo, lo spazio per l'innovazione e per l'esperimento c'è, insomma. Ci stiamo lavorando anche. Bene, allora io ringrazio moltissimo Isabella Araldi per questa, che si è prestata a questa conversazione e ci ha dato tante informazioni e tanti motivi di riflessione. Io chiederei a voi a questo punto di intervenire con vostre riflessioni. Sì. Grazie. Io, se mi concedete due domande, una la farei sul fronte della didattica e una sul fronte autoriale, cioè per i docenti che vorrebbero diventare autori.
Quella sul fronte della didattica è una battuta, naturalmente, ma io vi chiederei di eliminare il numero dei libri, il numero delle pagine, perché i miei ragazzi sono ossessionati dal numero delle pagine. Misurano tutto in numeri di pagine, 5 pagine, 20 pagine, 4 pagine, senza guardare il contenuto. Seconda cosa, perdono la cognizione del fatto che un testo è una struttura organica, ha un titolo, c'è un contenuto e ci sono dei materiali accanto. Gli devo dare le pagine e gli esercizi perché sennò si perdono. Dico, scusate, c'è un indice, usatelo. L'indice potremmo buttarlo via, potremmo prenderlo, strapparlo via dai libri perché non lo usa nessuno. Tutti chiedono il numero di pagina, ma anche in terza eccetera. Però un indice senza numero di pagine sarebbe strano, eh? Certo, ma li obbligherebbe a cercare il contenuto, perché starebbero almeno attenti a quello su cui incappano. Io mi ricordo per esperienza che i lemmi più difficili da trovare sono quelli che non dimenticherò più, perché ho penato come un dannato per trovarli. Un po' di fatica potremmo fargliela fare sul fronte dell'apparato, penso. Ma a parte la battuta, mi interessava la questione come abbinare bene l'apparato, la struttura gerarchica dei contenuti al contenuto pratico che usano gli studenti. Questo secondo me c'è uno scollamento, perché ripeto, gli indici non me li usa nessuno. La seconda domanda, quella un po' più autoriale, è sapere quanti dei vostri nuovi autori, più o meno, vi vengono proposti filtrati dalla valutazione dei vostri editor, cioè se i nomi dei nuovi dei autori vi vengono passati dagli editor che incontrano degli esperti, oppure se vi capita, insomma, di incontrare gli autori direttamente e poi passarli alla vostra sezione degli editor, insomma. Ma gli editor siamo noi. Sì, ma userete degli editor, cioè userete del personale che vi fa l'editing come casa editrice. Allora, noi abbiamo dei collaboratori che fanno per noi e con noi un lavoro di redazione. La scelta degli autori e gli autori stessi, a mia memoria, non è mai passata attraverso questi collaboratori, cioè passa dalla redazione della casa editrice, quindi da noi. Però forse non ho capito la domanda allora. No, la domanda era appunto sapere quanto conta la valutazione dell'editor nel proporre un autore, cioè se vi è capitato nel vostro giro un editor ha detto conosco quest'autore, guarda, scrive bene, perché non gli fate fare un libro? Ecco, il discorso era questo essenzialmente. Ma allora, è chiaro che se un nostro collaboratore ci segnala qualcuno, noi di solito, ed è una cosa che facciamo anche quando riceviamo delle mail o comunque delle altre forme di contatto, noi chiediamo a questa persona di scrivere un progetto, quindi di scrivere dei materiali, di avere un materiale, un'unità campione del progetto editoriale che ha in mente, in modo da poterla vagliare. Però devo dire che nella mia esperienza questo lavoro, cioè è molto raro che arrivi un autore tramite un collaboratore, perché di solito arriva direttamente a noi. Sì, non vi siete capiti su editor. Sì. Lei usa editor, lei dice redattore editoriale. L'editor è lei. Sì, l'editor sono io. Nel senso di editor in cui lo usa lei. L'editor sono mentre io. La dottoressa Araldi ora con editor pensava a, diciamo, collaboratore, chi corregge le bozze, chi fa l'impaginazione. Sì, no. Chi sceglie è la dottoressa Araldi. Sì, non lei in persona, cosa, ma diciamo. Diciamo, però, insomma, il gruppo nel quale lavora. Sì, ecco. Esatto. Sì. Qualche altra riflessione? Sì. Ecco, io esprimo un desiderio, io mi trovo bene con i libri Zanichelli, fra l'altro che ho in adozione, ecco, ma quelli che desidererei di più sono quelli di leggibilità alta. Faccio un esempio, libro di Sergio Luzzatto per il triennio. Per me i ragazzi che hanno, è uscito l'anno scorso, sì. Io ne sono rimasto incantato come insegnante d'italiano per come è scritto, non solo per la struttura, iniziare con un personaggio con quella felicità narrativa che viene introdotto e che io rubo come insegnante d'italiano, ecco, per farlo leggere agli studenti anche del biennio, introdurre esemplari di un periodo in negativo e in positivo, le schede passato e presente, come è spiegata la parola rivoluzione, come è scritto.
secondo volume, fra l'altro un capolavoro nel capolavoro. Ecco, quell'esempio riferirò di leggibilità, perché non è merito mio. Quell'esempio di leggibilità alta, naturalmente Sergio Luzzatto come autore, come tutto, e poi è la casa editrice che si incontra con la felicità, ad esempio, che trovo nella ricchezza di Floriana Calitti, trovo tante parti, la parte biografica, Valerio Magrelli, tante parti splendide, e poi quella ridondanza didascalica nelle parti proprio storico-letteraria, fatte peraltro molto bene, ecco, però un po' pesanti come ridondanza didascalica. Ecco, mi piacerebbe trovare o la felicità sia di impostazione di Sergio Luzzatto in quel libro Triennio, o anche proprio la qualità di scrittura di Luisa Carrada nel suo sito, che io faccio usare anche gli studenti, non uso solo io come consigli bibliografici, ma anche proprio come qualità di riflessioni sulla lingua. Ecco, mi piacerebbe, pur trovandomi bene con altri testi, trovare quell'esempio di leggibilità alta, perché mentre proprio da un libro come quello di Sergio Luzzatto, io come insegnante di italiano, ecco, quello lo farei leggere proprio tutto, leggere, e proprio piacevolmente. Ho fatto qualche esperimento consigliandolo di acquistarlo e di leggere a studenti particolarmente motivati, ecco, che non l'avevano in adozione, e il risultato è stato che le loro parole superavano le mie, che ho detto ora, come apprezzamento, ecco, sperimentale. Ecco. Raccolgo lo spunto, autori del calibro di Sergio Luzzatto in altri ambiti non sono frequentissimi, è bello trovarli, li cerchiamo. Sì, io volevo avere invece un po' cognizione riguardo i libri di storia e geografia, che sono del biennio, perché li insegno, che sono delle specie un po' bifronti, innanzitutto perché appunto dopo che sono state accorpate le ore è diventata questa materia strana, geostoria, ma anche perché non, molto spesso la sintesi diventa... Devo cambiare microfono? No, basta tenerlo meglio. Ah no, devo tenerlo meglio, così? Ah, okay. No, la sintesi diventa un modo, cioè un'arma a doppio taglio nei confronti della preparazione dei ragazzi. Vale a dire, molto spesso è una sintesi che dà per scontati concetti davvero tecnici. Poi una materia come la storia spesso vuole proprio un'insistenza, specialmente a quell'età, nella differenza tra esempio, definizione e il famoso detto nel più ci sta il meno, secondo me a volte per i libri è valido, cioè molto meglio quando una cosa magari è spiegata anche pedissequamente, per cui la sintesi diventa una sorta di scelta che fa l'insegnante, rispetto a una sintesi già preparata di argomenti non conosciuti. Perché poi appunto la difficoltà per i ragazzi è ragionare per causa-effetto e non semplicemente per una sorta di susseguirsi cronologico degli eventi con cui spesso sono abituati dalle medie, ecco. Quindi per me questo è, per me e per gli alunni, perché per me poi le conosco le cose, per gli alunni secondo me questo è un grosso scoglio, cioè la semplificazione paradossalmente diventa eccessiva complicazione. Perché è come fare un riassunto di un teorema di matematica. Se il ragazzo non lo sa, prima bisogna spiegarglielo analiticamente. Ecco. E ultima cosa, appunto, questa unicità di volume che va spesso alternando storia e geografia. Storia e geografia. Con, secondo me, il sotteso... accordo tacito che tanto la geografia insomma si fa sempre meno, mentre invece è una delle poche materie che dà specialmente al biennio uno sguardo un po' più di cittadinanza davvero attiva sul mondo contemporaneo, cioè una chiave di interpretazione un po' meno filtrata. Allora, lei mi fa domande su un ambito che non è quello del quale io mi occupo in prima persona e quindi temo di non essere la persona più adatta a, purtroppo, a risponderle.
Dico due cose che appunto mi perdonerà se non sono esattamente precise. Nel caso della geostoria, purtroppo noi ci troviamo, cioè capisco le difficoltà e capisco anche il ruolo purtroppo marginale che spesso la geografia occupa all'interno di questi corsi. Questo è uno di quei casi in cui le indicazioni nazionali ci portano a progettare testi che mettano insieme materie che fino a questo momento erano state distinte. Le indicazioni nazionali ci portano un po' a questo in virtù del monte ore e anche in virtù dell'unicità del voto, che fa sì che sia complicato distinguere i due percorsi. Il discorso della sintesi e della maggiore difficoltà nel leggere un testo sintetico mi porta a fare una riflessione che riguarda la mole dei libri di testo. Cioè, molto spesso per noi è difficile trovare un equilibrio tra la quantità di contenuti, di esercizi, di materiali che un libro di testo deve contenere e il fatto che questo libro di testo debba avere un numero di pagine non enorme. Il libro di testo, e questo è una richiesta che ci viene dalla scuola, cioè i libri di testo non possono essere enormi, non possono essere pesanti, non possono essere troppo ampi, perché non si vuole nemmeno far acquistare dei testi per usarne solo una piccola parte. Questa non è una risposta, mi rendo conto, alla sua osservazione, ma è come dire, un mettere di fronte a voi anche una difficoltà, un difficile equilibrio che noi dobbiamo trovare tra completezza e dimensioni contenute. Altre osservazioni? Bene, allora io ringrazio davvero moltissimo la dottoressa Iraldi. Grazie. E vi invito tutti a prendere un caffè nel corridoio accanto. Allora, eccoci per la seconda parte dell'incontro. Abbiamo con noi Samuela Brunamonti, che conoscete già, dell'Istituto Comprensivo Pascoli di Gavorrano Scarlino, in provincia di Grosseto, che ci parla dell'antologia. Prova? Sì. Allora, buonasera a tutti. Io vorrei stasera fare una presentazione a voi dei possibili usi dell'antologia scolastica, ora che abbiamo scoperto il dietro le quinte, quindi alcuni aspetti speriamo di averli colti nel modo opportuno. Il punto di partenza di questa mia riflessione è appunto che cosa è l'antologia scolastica, che tipo di testo è e quale risorse nasconde che spesso possono non essere utilizzate. Quindi vi ho portato alcuni esperimenti didattici fatti in classe, ovviamente sono soltanto degli esperimenti, appunto anch'io insegno in una scuola media, sono vostra collega e quindi è sempre un po' emozionante essere dall'altra parte dell'uditorio. Allora, quello di cui vi racconterò non è soltanto frutto delle mie riflessioni, ma anche del corpo docente dell'Istituto Comprensivo di Gavorrano e Scarlino, con il quale
con il quale condivido un percorso di formazione sul curriculum verticale per capire quali sono appunto le richieste dei vari ordini di scuola, le necessità che ci vengono richieste in base all'ordine di scuola, e con il quale condivido anche, come parlava appunto la dottoressa Araldi, la difficile scelta del libro di testo da adottare, perché è sempre un momento importante di confronto con i colleghi. Ecco, che cosa è l'antologia? Non so se voi parlate di questo con i vostri studenti, se provate a chiedere a loro che differenza trovano tra l'antologia e gli altri manuali che hanno acquistato, che hanno nello zaino, che differenza c'è fra l'antologia e gli altri libri che leggono, che hanno nella biblioteca, che acquistano. A me è sempre una riflessione che piace molto fare con i ragazzi, perché quello che cercherò di spiegare stasera è come sia importante riflettere su tutte le strutture paratestuali dell'antologia, perché è un testo apparentemente semplice rispetto agli altri manuali, ma riuscire a fargli acquisire una metacognizione sull'antologia le aiuta poi ad avere un approccio diverso sugli altri manuali, che sono necessariamente più complessi. E quindi è interessante ragionare con loro su queste differenze fra i vari testi che conoscono e l'antologia scolastica. Un esercizio che mi piace fare quando si lavora su un brainstorming, sulla ricerca di idee, mi piace ricordare un po' un gioco che si faceva da piccolini, quando si diceva delle figurine, mi manca, ce l'ho. Ecco, allora io interrogo loro su una questione, ad esempio che differenza c'è fra l'antologia scolastica e gli altri manuali, o l'antologia scolastica e gli altri libri che leggete. Ciascuno di loro è invitato a produrre una lista. Una volta che ciascuno ha prodotto la lista, si può fare un gioco per assegnare un punteggio diverso se la voce che hanno scritto loro coincide con la voce di un altro compagno oppure è originale. Questi sono solo degli espedienti didattici e tutti noi sappiamo quanti ce ne inventiamo ogni giorno, nel tentativo di rendere significativo il momento della correzione di un qualunque elaborato, cioè che per loro sia importante ascoltare il momento della correzione e non dire l'ho fatto, ora mi dà il voto, argomento chiuso, non voglio andare a vedere neanche che cosa ho fatto bene, che cosa ho fatto male. Invece, in un percorso di ideazione anche collettiva, è un gioco che funziona, perché ovviamente si crea subito quella sfida positiva e costruttiva, insomma, e quindi si riesce ad avere da loro anche delle idee originali e anche l'attenzione necessaria perché siano considerate importanti le idee di tutti. Ecco, detto questo, ovviamente che l'antologia appunto è nata come parola con una metafora appunto fiore da fiore, e notavo in questi giorni, guardando un po' la biblioteca della mia scuola, che le case editrici non sono più ricorse a questa metafora. Ci sono sempre tante metafore belle nei titoli delle antologie, che sono sempre, credo, studiati appunto nel dettaglio per incuriosire e accompagnare i ragazzi nell'intero triennio, perché questo titolo se lo portano avanti. Nell'antologia che abbiamo in adozione noi si ricorre alla metafora del viaggio, ma ce ne sono tante di metafore utilizzate. Quella dei fiori, ho trovato solo una vecchia antologia della Signorelli che si intitolava Fiori di carta, però poi potrebbe essere curioso, ecco, questo soltanto il fiore della lettura. E quindi anche andare a parlavamo del dietro le quinte della casa editrice, è curioso già partire dal titolo dell'antologia, perché richiama un intero mondo ai ragazzi, come sa sempre fare la metafora. Ecco, quindi passi, brani, tratti da altri libri. Allora credo che la cosa più importante da fare sia non tanto portare a scuola
tanti libri, come sempre bello fare. Noi, la mia scuola è in un centro piccolo, quindi è difficile che ci sia che i ragazzi siano abituati alla vista di tanti libri tutti insieme, e quindi è importante anche mostrarglieli a scuola. Questi sono i libri che sono arrivati in questi giorni del premio Bancarellino, i 20 titoli scelti nei romanzi per ragazzi di questo anno, ma sia importante portare il titolo specifico, cioè portare in classe il testo originale da cui è tratto il brano che loro stanno leggendo, e magari anche come impatto, diciamo così, visivo, mentre loro leggono dall'antologia, noi possiamo leggere dal testo originale o far leggere a loro alternativamente dal testo originale, perché si rendano sempre conto di questo rapporto. I brani che ci sono nell'antologia non sono dei testi che nascono con quel titolo, ma sono qualcosa di costruito al tavolino. E a me veniva in mente una metafora di questo tipo anche ora mentre ci perdevamo nei corridoi della normale. È sempre importante avere la consapevolezza del luogo in cui ci troviamo, ecco, per non perdersi. Per non perdersi nella lettura è importante avere la consapevolezza non solo del luogo in cui ci troviamo, cioè nella riga del brano che stiamo leggendo, di quella pagina dell'antologia, che è sempre molto difficile che tutti i ragazzi siano concentrati su quella riga e quella pagina, penso che anche questa sia un'esperienza comune, ma avere la consapevolezza di dove quella riga si trova nel testo originale. E se lavoriamo su questo gioco del voi siete qui, nel senso del se te stai leggendo questo brano, dove sei nel libro originale, e anche il contrario, quando stai leggendo un libro che ti appassiona, in quale luogo della tua antologia potresti essere, come lo vedresti antologizzato, che è un po' un percorso diverso di cui parleremo un po' più avanti. Ecco, questo aspetto è importante, e si può anche lavorare con i ragazzi per vedere come sono effettivamente costruiti i brani. Vi ho portato l'esempio di due libri che erano nell'antologia di seconda, sto parlando per la scuola secondaria di primo grado. Questo è una porzione del libro di Michael End, Momo. Il brano è antologizzato con il titolo La fantasia di Momo. Siamo andati a cercarlo nel testo originale ed è curioso farlo fare ai ragazzi. Si può far fare in classe questo confronto, oppure anche darglielo a casa, perché ci sono alcuni brani che sono antologizzati in un modo molto particolare, cioè ci sono proprio delle righe prese anche sparse nel libro, quindi a volte è un lavoro un po' lungo da fare e non si può fare in classe. Però allora, intanto i ragazzi si rendono conto che quello che stanno leggendo appartiene ad un libro vero, non è soltanto un esercizio che hanno all'interno dell'antologia. Cioè, se si parla di curriculum verticale, mentre alla scuola elementare ha senso che il libro di letture alla fine non sia altro che un collage, una somma di esercizi, di testi funzionali alla trasmissione di alcune competenze di lettura e di scrittura, alla scuola media ci viene chiesto un passaggio che poi sarà utile nella scuola superiore, appunto questo passaggio di consapevolezza del rapporto fra testo primario e testo secondario, l'importanza della fonte. Se è un concetto così difficile da spiegare a storia, se intanto cominciamo con un brano dell'antologia, che è un lavoro molto più semplice, poi ci troviamo a livello di metacognizione agevolati, ripeto, nel lavorare con altri manuali. Ecco, nel raffronto fra questo brano e il testo originale ci siamo resi conto di alcune curiosità. Ad esempio, siamo quasi all'inizio del romanzo, in cui questa ragazzina viene presentata nel suo modo così divertente
consente di giocare con gli altri bambini e di immaginare storie sempre un po' salvifiche. E in questo particolare capitolo Momo durante una tempesta racconterà ad un gruppo di bambini, fingerà di ritrovarsi in mare aperto con questi bambini. Alla fine dice continuarono per un po' a parlare dell'avventura mentre immaginavano di essere in una nave durante la tempesta, e si scambiarono le loro impressioni e ciascuno riferì agli altri come aveva visto e vissuto personalmente il viaggio e la tempesta. Poi si separarono per tornare a casa ad asciugarsi. Ecco, in un così finisce il brano all'interno dell'antologia. Nel testo originale, la fine del capitolo, il capitolo si chiude, come vedete, dopo 9 righe, quindi lo spazio è poco, ma quelle 9 righe, se noi le leggiamo nell'ottica della comprensione totale del brano, ma anche della sezione dell'antologia dentro la quale si trova, che è il gioco, ci danno una chiave di lettura molto importante. Allora, uno di questi ragazzini commenta, andandosene, disse a Momo: è un vero peccato aver fatto sprofondare, appunto, e poi c'è il nome di questa nave, l'ultimo esemplare della sua specie. Mi sarebbe piaciuto studiarlo ancora per un po'. Quindi continua in qualche modo a immaginarsi dentro il gioco. E la conclusione del capitolo di Michael End dice: su un punto però erano tutti d'accordo, come lì da Momo non si poteva giocare da nessun'altra parte. Ora, non è facile rendere il rapporto tra questa porzione di testo e tutto il brano, però queste frasi che aiutano innanzitutto anche ad un finale riflessivo, che è sempre importante ancora nella fascia della scuola media, però diciamo che risulta un taglio, visto dall'altra parte della barricata, un taglio un po' incomprensibile. Ecco, di questo è bello ragionare sia fra adulti, perché da insegnanti è bello rendersi conto di questo rapporto fra il testo che abbiamo davanti e quello che effettivamente troveremmo nel testo originale, ma è un lavoro semplice e alla portata dei ragazzi, dal quale riescono a trarre delle conclusioni molto importanti. E ripeto, è un esercizio che loro sentono alla loro portata, perché è un confronto testuale molto semplice, però si divertono anche a contare le righe che vengono tagliate, semplificate. E curioso in questo brano in particolare il cambio di titolo, perché certe volte i brani mantengono il titolo o del libro o del capitolo di riferimento. In questo caso è stato cambiato, appunto, come vi dicevo, il titolo scelto dall'antologia è La fantasia di Momo, mentre invece il titolo del capitolo del libro è una sintesi perfetta di tutto il brano, perché ci dice: un uragano inventato e un temporale vero. È un testo molto semplice che però fa subito entrare in un testo che almeno all'inizio risulta un po' complesso ai ragazzi, perché i due piani, il piano reale in cui sta davvero piovendo e il piano della finzione in cui questi ragazzini stanno fingendo di essere in un mare in tempesta, prima di entrarci in questo scarto logico fanno un po' di difficoltà. Questo titolo è molto incisivo, quindi questo raffronto fra i titoli loro lo sanno fare bene, ed è un esercizio di metacognizione secondo me molto importante, perché mano a mano che si fa questo lavoro sull'antologia ci si rende conto che quello che ha detto l'Araldi, cioè che ci vogliono quasi 2 anni di un'equipe di lavoro per avere quel testo tra le mani, ci si rende conto di quanto sia vero, e lo percepiscono anche i ragazzi, e credo che sia importante far percepire il valore dello strumento che hanno in mano. Un altro esperimento l'abbiamo fatto con un altro brano che viene messo all'inizio del manuale di seconda, perché tratta del tema
dell'amicizia e ci siamo divertiti a vedere all'interno delle parentesi quadre che indicano appunto un taglio fatto nel testo originale quante righe si nascondevano. Ecco, in questo primo esempio che vedete si tratta di 4-5 righe di testo e qui c'è un taglio un po' legato ad un mondo magari ritenuto un po' complesso per i ragazzi, perché si parla del diavolo che ride mentre fa una certa cosa, del mondo musulmano, e mentre invece qualche riga più avanti, lo vedete dopo si tratta sempre del... Dunque, il primo taglio è quello dopo la parola albero. Dopo due righe e mezzo c'è un ulteriore taglio e quindi noi, quando abbiamo confrontato il testo originale, ci aspettavamo di ritrovare la prosecuzione nella stessa pagina. Invece, non so se si riesce a vedere, è un taglio di 30 pagine, cioè da pagina 14 si passa a pagina 44. E questo è curioso quando poi noi si va a fare l'analisi del testo e si va a studiare il brano come un qualcosa che ha una sua consistenza propria, quindi un inizio, svolgimento e fine, e ci sentiamo anche un po' ridicoli ad averlo fatto in un testo che è frutto di un lavoro di tagli significativi. Però ecco, spero di essere stata chiara, vi ho portato soltanto due esempi, ma è un lavoro che incuriosisce, che rafforza i ragazzi proprio in una competenza argomentativa. Cioè io posso motivare il rapporto fra due testi, quello su cui sto studiando e quello originale. E si scopre a volte anche, si scoprono scelte editoriali diverse, altre antologie in un taglio così importante, ad esempio di 30 pagine, scelgono di fare un corsivo di sintesi per dar conto ai ragazzi di quanto è successo nel testo di partenza. Come dicevo, si può anche fare il ragionamento contrario, cioè quest'anno, questo era un taglio curioso, perché sapete del rapporto fra questi due amici, uno che è considerato servo dell'altro, questi due protagonisti, e in queste righe che ho evidenziato, che vengono tagliate nel brano dell'antologia, c'è una riflessione del protagonista sul perché viva in modo così complicato questa amicizia, e dice: ma allora perché quando venivano gli amici di Baba con i loro figli non lo facevo mai giocare con noi? Si interroga il protagonista. Perché stavo con lui solo quando non c'erano altri bambini? Ecco, è curioso rendersi conto di un altro lavoro che qui hanno fatto i curatori. Hanno tolto questo testo per poi trasformarlo in una domanda che tenta di far ricostruire agli studenti questo passaggio che invece nel testo originale c'è. Non so se mi sono un po' incartata di questa spiegazione, cioè i ragazzi si sono resi conto che la risposta ad una delle domande che c'erano in fondo al testo in realtà c'era nel testo originale, cioè i curatori avevano un po' giocato di dire: ora lo tolgo e voglio vedere se te attraverso una serie di inferenze riesci a costruirlo. Però ovviamente, come hanno notato i ragazzi, se l'autore ce l'ha messo, un suo perché ce l'aveva. Quindi, per dirvi che poi sono dei critici anche piuttosto severi. Come dicevo, al contrario invece, quest'anno per la settimana di Libriamoci legata al tema della legalità, tutta la classe ha letto questo testo di Garlando e ci siamo divertiti a interrogarsi su quale pagina di questo libro sarebbe stato bello vedere in un'antologia. Poi, per caso, per un lavoro che vi farò vedere tra un po',
abbiamo avuto tra le mani un'antologia che davvero riportava antologizzata una pagina di questo testo. È un testo molto semplice per le scuole medie, ma molto profondo. È una sorta di romanzo epistolare tra un genitore che è stato sequestrato e un figlio che resta a casa e che, scrivendo il diario, pensando che poi il padre lo leggerà, scopre la bellezza dello scrivere e del comunicare. Di fronte ad un testo che loro avevano percepito, la copertina è cartonata, il testo non ha immagini, quindi è lo avevano percepito come, anche per la tematica, come un testo molto serio. Quando lo hanno trovato in queste condizioni, mi viene da dire quasi, nell'antologia, ci sono rimasti male, perché hanno percepito un passaggio non coerente tra come loro avevano vissuto il testo e come era stato, diciamo, un po' banalizzato dalle immagini, dalla divisione in sequenza, da questo titolo. Se noi leggiamo le prime righe del romanzo, l'informazione principale ci arriva subito, dice: ti sei messo a tavola con noi all'ora di cena, capotavola per la precisione, la tua faccia ha riempito per intero la televisione, mentre la signorina del telegiornale raccontava che erano scomparsi 4 giornalisti in Afghanistan, probabilmente rapiti sulla strada che va da Jalalabad a Kabul, e che tra i 4 c'era anche un inviato italiano, Livio Sala, cioè tu, papà. Ecco, l'informazione arriva, non bisogna aspettare molto, però c'è questa immagine del volto del padre in televisione che poi nella fine del libro verrà proposta, diciamo, al contrario, con una simmetria. È un testo costruito molto bene, con una simmetria particolare. Comunque è una notizia che viene inserita in un contesto bello, metaforico, mentre invece qui l'antologia ha titolato Papà è stato rapito. Ecco, e quindi subito hanno notato questo titolo così un po' troppo incisivo e anche queste immagini, non so se si riescono a vedere bene. Ecco, questo per dare un'idea che al momento in cui si entra nello spirito dell'antologia, e questo vale anche per noi adulti, diventiamo idealmente, e possiamo far diventare idealmente i nostri studenti, curatori di antologie, nel senso che quando leggono dei testi che a loro piacciono, possono andare a pensare a quale porzione di questo testo vedrebbero bene in un'antologia, in quale sezione, con quale titolo e così via. Abbiamo fatto un e poi lo stesso, ci sono rimasti male quando io ho portato a scuola un'altra copertina, perché un'altra casa editrice ne ha fatto una versione più per la scuola elementare, quindi anche questo non l'hanno riconosciuto come il testo che loro avevano letto. Quindi questo per dire che anche la fisicità di un libro è qualcosa che a loro piace ancora, nonostante l'avanzare delle tecnologie. Quindi si tratta di passare dal testo antologizzato al testo originale con l'idea di trasmettere il piacere di leggere libri, non di leggere antologie, perché tutti noi sappiamo il valore, tanti classici li abbiamo letti soltanto antologizzati, però per gli studenti più giovani siamo ancora nella necessità forte di trasmettere loro il piacere di leggere libri e non brani di antologia. Quindi siamo chiamati a prendere questo tesoro che abbiamo in mano e a restituire a loro tutta la ricchezza che c'è dietro. Italo Calvino, nel raccontare il suo piacere per la lettura, dice che dopo aver letto il libro della giungla, se si leggono le ultime 3 righe, da allora in poi avevo qualcosa da cercare nei libri, vedere se si ripeteva quel piacere della lettura provato con Kipling. Quindi se noi
portiamo spesso a loro il testo originale dei brani da cui loro partono, riescono a vedere se il piacere di un libro per una certa tematica si ripete, perché sapete che appunto l'antologia è divisa in settori e all'interno della stessa sezione, dello stesso settore, i libri in qualche modo hanno un filo rosso che può interessare a loro, quindi l'interesse per un libro può essere l'interesse per tutti, per tutta quella serie di libri. E quindi non a caso Italo Calvino, quando ha curato la sua antologia per la Zanichelli, aveva fatto aggiungere nella nota dell'editore: si è voluto fare un'antologia che rappresenti agli occhi dei ragazzi il piacere di leggere, perché aveva sentito questa necessità importante in un momento storico in cui le antologie stavano diventando sempre di più delle piccole enciclopedie. Voleva che l'antologia fosse uno strumento per trasmettere il piacere di leggere. E quindi, se noi ci fermiamo al voi siete qui, appunto, se diamo a loro una serie di luoghi in cui i vari brani si trovano, continuando così con questa metafora, diciamo, noi abbiamo costruito, per chi appunto soprattutto con le classi prime vuol fare qualche lavoro un pochino più creativo, abbiamo costruito un passaporto di lettura, un piccolo quadernino in cui ciascuno di loro, questo termine passaporto di lettura, la mia scuola è gemellata con una scuola tedesca, l'abbiamo copiato da loro, non ho mai visto il loro passaporto di lettura, il nostro è solo questo quadernino, che loro riempono ogni volta che leggono o un libro o una porzione del libro, per rendersi conto che alla fine del triennio o alla fine degli 8 anni, quando si fa il lavoro insieme alla scuola primaria, hanno appunto visitato tanti luoghi, mantenendo questa metafora. È un altro esercizio che abbiamo perché rimanga loro traccia dei libri letti, perché spesso alcuni in classe sono dei lettori forti, altri amano un po' spizzicare i libri, quindi io faccio compilare il passaporto anche per, uno può stare a Pisa 10 giorni, ma ci può stare un giorno, quindi può vedere tutta Pisa, ma può vedere anche soltanto Piazza dei Miracoli, quindi se in un brano di antologia si arriva a leggere 3-4 pagine del libro originale, possono andare anche a viaggiare all'interno di qualche capitolo, oppure possono leggere tutto il libro per valorizzare anche chi magari non riesce a completare la lettura. Un altro esperimento che abbiamo fatto invece è quello che ciascuno di loro possa portare a scuola, ora non mi prendete per matta, dei souvenir dalla lettura, dal viaggio fatto, questo per dare concretezza a quello che loro leggono. Questo l'abbiamo la foto ve l'ho portata perché abbiamo utilizzato lo stesso sistema per la costruzione di un personaggio, perché non inventassero dei personaggi che esistevano soltanto sulla carta. Gli avevo detto: portatemi un sacchetto del personaggio con dentro alcune caratteristiche importanti. Questo poi abbiamo scoperto che era un personaggio ipocondriaco, ecco come mai aveva i cerotti, ecco. Questo per aiutarli a cercare degli appigli concreti nella realtà, senza inventare o senza costruire dei testi che poi non hanno una loro concretezza. Ecco, lo stesso si può fare facendogli portare degli oggetti significativi per il libro che hanno letto, perché ci si rende conto che loro acquisiscono una cognizione ancora più forte del rapporto che c'è tra la finzione e la realtà. Cioè ogni romanzo racconta qualcosa di inventato, ma ci racconta anche di quello che fa parte della nostra vita. Quindi è soltanto così un'indicazione didattica perché loro possano ritornare, diciamo così, dalla lettura di un libro con qualcosa di concreto, perché spesso per alcuni ragazzi più deboli
al portare una pagina a volte può essere anche tanto. Quindi poter raccontare ai ragazzi di un oggetto, di un qualcosa di concreto che hanno trovato dentro quel libro è soltanto un pretesto narrativo, argomentativo, perché loro possano raccontare una porzione di quel testo con una certa coerenza. Un altro esercizio che abbiamo fatto un po' così creativo per far capire tutto il lavoro che ci sta dietro l'antologia è stato quello di contare i libri che il numero dei brani della loro antologia e quindi il numero dei libri dai quali questi brani erano tratti, escludendo le poesie, perché secondo me l'aspetto della scrittura poetica, almeno in una scuola media, è già complesso di per sé, quindi andare a lavorare anche sulla raccolta, il rapporto tra la poesia e la raccolta poetica, forse perché io sono meno esperta di poesie, non lo so, però lo trovo più complesso, a parte in alcune raccolte significative, però... Quindi, escludendo la sezione della poesia, sono arrivati a contare, poi io non ho fatto il controllo, magari i brani erano di più o di meno, 75 brani, e quindi ci siamo divertiti durante la ricreazione ad andare nella bibliotechina della scuola e prendere 75 libri e fisicamente impilarli. È stata un po' un'impresa, ma solo per dare così un impatto visivo della mole di testi che i curatori si trovano a dover affrontare, gestire, selezionare, per poter dare a noi poi quell'unico questo è un unico volume, poi diventerebbero tre pile per i tre. E questo è un esercizio che ho fatto quest'anno, ma credo che sia per la continuità anche con le scuole superiori, sia per diciamo rendere concreta la nostra attività didattica, sarebbe bello poter costruire delle pile reali o leggere durante l'estate alcuni libri che l'anno dopo ritroveranno antologizzati, oppure semplicemente farli andare a caccia nelle librerie o nelle biblioteche dei libri che nell'indice, almeno così, ora non c'è più il collega, almeno così hanno una scusa per andare a leggersi l'indice dell'anno successivo, andare a raccogliere, diciamo così, i testi che poi studieranno in una versione antologizzata. Poi ovviamente tutti noi, poi le invenzioni dietro la cattedra, ne facciamo tante, però a vari livelli di difficoltà sono tutti degli esercizi perché loro acquisiscano questo passaggio costante tra testo primario e testo secondario, che mi sembra molto significativo. E credo, ad esempio, per la scuola media, nel passaggio tra la quinta elementare e la prima media, poter far raccogliere ai ragazzini, anche solo nelle biblioteche comunali, i testi che poi saranno nell'antologia dell'anno successivo, è un esercizio che si può fare anche in questi incontri di continuità, insomma un modo per avvicinare a questo strumento che poi li accompagnerà per tre anni. E lo stesso anche in vista delle scuole superiori, un'indicazione dell'indice del libro su cui poi loro lavoreranno, perché all'interno anche delle antologie della scuola superiore non ci sono soltanto i classici, ma ora ci sono anche tante incursioni in testi che loro possono benissimo o semplicemente collezionare o leggere durante l'estate precedente a quella anche solo per scoprire in un solo testo come è avvenuto questo passaggio. E vi avevo parlato, quando feci la mia prima lezione qui ai Lincei, dell'ipotesi di costruire con i ragazzi una antologia un po' così artigianale. Vi avevo fatto vedere dei lavori che i ragazzi avevano preparato in vista dell'esame della terza media, in cui avevano selezionato un brano dal loro libro
da un libro che avevano amato, avevano scelto il titolo, l'introduzione, la biografia, di questo avevamo già parlato e la professoressa Faleri aveva anche fatto vedere come nella sua scuola aveva portato avanti questo progetto della costruzione di un'antologia, e credo che si possa andare avanti in due sensi. Il primo, anche facendo riferimento a quello che diceva oggi la dottoressa Araldi, di restituire il valore della redazione di una casa editrice. Cioè la pagina di un'antologia, così come noi la vediamo, io l'ho fatta fare diciamo ad un unico autore, quindi ciascuno poi con la sua fantasia ha selezionato il brano, pensato l'introduzione e così via, che è solo un modo per dire guarda, guarda con più attenzione tutte le strutture paratestuali che ci sono all'interno del brano della tua antologia, perché quando una cosa la devi fare la guardi necessariamente con occhi diversi. Questo lavoro può essere anche frutto di un piccolo, di una piccola redazione, perché chi disegna non è chi seleziona il brano, e chi prepara le introduzioni ai brani non necessariamente è colui che ha selezionato il brano. Ecco, per poter trasmettere ai ragazzi questo lavoro di équipe, si può trasformare il lavoro di gruppo, che diciamo sta diventando sempre un po' più difficile da gestire, da valutare, eccetera, in un vero lavoro di équipe, in modo tale che chi è bravo a disegnare si occupi della parte dell'illustrazione, chi è bravo a scrivere si occupi dell'introduzione, chi è bravo a copiare si occupi delle biografie, perché anche quello ci vuole, e così via. E questo è il primo, diciamo, la prima evoluzione di un lavoro di questo tipo. L'altra invece è quella di attenzione al destinatario, perché quando ho fatto fare questi lavori ho sempre pensato a dei coetanei, cioè scrivete una pagina di antologia per chi sarà in terza il prossimo anno. Però ho pensato in questi giorni che questo destinatario alla fine non è diverso da quello che loro sperimentano aprendo l'antologia, perché l'antologia è pensata per loro e i loro coetanei. Mentre invece abbiamo scoperto, abbiamo fatto all'interno della settimana della lettura una staffetta con i genitori, in cui i genitori erano invitati a selezionare una pagina, noi si diceva di un romanzo, di un articolo di giornale, di una ricetta di famiglia, per non inquietare i genitori, turbare la quiete domestica, e di selezionare un testo da leggere ai figli e poi da commentare insieme al figlio, in una staffetta in cui questo compito una volta in una famiglia, appena riportano questo foglio, dietro c'era la parte bianca per poter scrivere pensieri, idee, disegni e così via, partiva il secondo, la famiglia del secondo ragazzo e così via, per vedere quale classe faceva prima, con l'idea di una cittadinanza attiva, cioè con l'idea di abituarli a rispettare le scadenze, che è sempre un grande problema. Ecco, quando abbiamo avuto in mano questa particolare antologia fatta per quale destinatario? Un po' per i ragazzi, perché il genitore sceglieva un testo per suo figlio, ma un po' per noi docenti che avremmo avuto fra le mani questa antologia, un po' per gli altri genitori che avevamo detto che poi questa, ora la chiamo antologia, ma è insomma un raccoglitore di fogli, disegni, pensieri. Quando abbiamo visto questi testi ci siamo resi conto di quanto è importante il concetto di destinatario nella produzione di un'antologia, perché se noi stiamo leggendo un testo che ci piace, ovviamente se dobbiamo selezionare una pagina da far leggere a dei nostri colleghi, sceglieremo una pagina, se la dobbiamo far leggere ai nostri studenti, a dei bambini più piccoli e così via. E quindi credo che sia importante
trasmettere questo valore del destinatario. Allora ho provato anche in un compito in classe. I ragazzi hanno lavorato a lungo su questa collana che è pensata per la scuola elementare, una collana di Paola Zannoner, perché per vari motivi è molto legata al territorio in cui si trova la nostra scuola. E diciamo, leggendo questi testi più semplici per la loro fascia di età, loro hanno potuto sperimentare bene il lavoro di casa editrice, nel senso che non avendo troppa difficoltà nel dover comprendere il testo, si sono ritrovati nei confronti di chi si sente libero di poter agire su quel testo con una certa competenza. Quindi mi sono resa conto che quando vogliamo far approfondire loro la struttura metacognitiva, paratestuale di un testo, dobbiamo abbassarne le difficoltà, perché altrimenti l'aspetto della comprensione del testo supera qualunque altro lavoro che loro devono fare su quel testo. Quindi, di fronte a dei testi che loro ritenevano appunto semplici, perché lo sono pensati per una scuola primaria, ho provato, ora la fotocopia è venuta un po' così, ho provato a selezionare 8 pagine e dirgli: ma di queste 8 pagine quale parte metteresti in un'antologia della scuola media e quale invece metteresti in un libro di letture della scuola primaria? E loro questo lo hanno capito bene, anche nel titolo dato al piccolo brano che si era venuto a creare. Vi faccio un esempio: qui c'è un litigio tra una ragazzina e un ragazzino. Chi ha selezionato questa porzione di testo per la scuola elementare ci ha scritto: la guerra fra maschi e femmine, dice, e ha messo anche il sottotitolo: questa parola piace molto ai bambini piccoli. Chi ha selezionato quella stessa porzione di testo per la scuola secondaria ci ha scritto: fenomeni di bullismo. Quindi in questo modo noi ci rendiamo conto se questo aspetto della metacognizione è passato o non è passato, se è passato il concetto di destinatario o no. Un lavoro così, diciamo, complesso a livello di struttura si può fare, ripeto, almeno per la mia esperienza, abbassando il livello di difficoltà di comprensione del testo per poterci lavorare sopra in modo diverso. E credo che poi si arriva anche a capire il livello, quello che ci ha spiegato così bene oggi Isabella Araldi. E Italo Calvino, in una delle sue lettere, che è riportata da Gianni Sofri in questo volume, ha scritto: carissimi, fare un'antologia è un dannato lavoro, passo le giornate leggendo con pochissime scelte utili. E credo che per noi docenti, che in qualche modo, tanto ora l'Araldi non ci ascolta, ma ci lamentiamo sempre che non c'è quel testo che noi cercavamo e che pure nell'antologia precedente c'era, che era tanto bello, oppure che mannaggia, ma lì gli esercizi erano più belli invece, ma guarda qui che domanda hanno fatto, e così via. Prendere consapevolezza di questa scelta di testi, questo leggendo di Calvino, cioè il fatto che ci sia un'equipe, un insieme di persone in ogni casa editrice ovviamente, che seleziona testi vecchi e nuovi per noi, diciamo, e per i nostri studenti, credo che sia ogni tanto una cosa da dirsi per avere questo strumento in mano e far percepire questo valore ai nostri ragazzi. Questo avviene per tutti i manuali. Pensate quanto può essere bello trasmettere ai ragazzi l'equipe che ci può stare dietro alla costruzione di un capitolo di storia. È un lavoro bellissimo, però penso che prima si debba passare dall'antologia, perché si tratta di un insieme di testi, di un insieme di strumenti che loro sentono come familiari. È lo stesso concetto che dicevo prima del testo di Paola Zannone: se abbasso la difficoltà alzo il livello di metacognizione, se invece ovviamente ho maggior livello di difficoltà. E
E poi invece appunto Sofri conclude dicendo che però Calvino alla fine commentava sui volumi della sua antologia: mi paiono una bellezza, ne sono più che soddisfatto. Quindi questo era per l'omaggio all'Araldi. Ecco, e ora mi rendo conto, scusate, faccio un po' perché vedo che mancano 10 minuti, avrei voluto raccontarvi un po' più cose, però quello con cui vorrei concludere è questo, che noi abbiamo uno strumento molto ampio, come dicevamo prima, raramente seguiamo il filo che c'è nell'antologia, facciamo dei salti, dei tagli e così via, però c'è un lavoro, secondo me, non sempre fatto, e cioè si parla tanto nella scuola superiore di scrittura documentata, cioè di saper scrivere a partire da una serie di testi già dati. Ecco, questo nell'antologia ce l'abbiamo davanti tutti i giorni. Allora, ad esempio, ho provato a dare un esercizio del tipo: il primo capitolo della vostra antologia mette insieme una serie di brani sull'amicizia, sull'adolescenza. Secondo te è una scelta efficace? Cioè un brano più un brano più un brano più un brano restituiscono l'adolescenza che stai vivendo? Restituiscono l'adolescenza dei tuoi coetanei? Quindi i ragazzi sono chiamati immediatamente un livello di difficoltà operativa zero, perché i brani sono già tutti lì allineati, quel lavoro è già stato fatto, non c'è bisogno di portare una cosa in fotocopia, un'altra, ecco, sono già tutti lì allineati. Chiamare loro a dire: ma per te esauriscono l'argomento, te inseriresti un altro brano che ti è capitato di leggere? Che cosa manca secondo te perché quando una persona ha letto tutti questi brani possa dire sì, l'adolescenza è questa, oppure no, voi non ci capite niente, ma questa non è la nostra adolescenza? E i ragazzi imparano a argomentare a partire da prove, dati concreti che trovano nei testi che hanno davanti, ed è sempre un'operazione, sappiamo bene, complicatissima, perché loro danno magari una serie di motivazioni non supportate da prove, mentre invece dovendo fare riferimento, poi ovviamente se si danno dei compiti precisi, sei obbligato a fare 3 riferimenti precisi a 10 dei brani letti, ovviamente poi il supporto delle prove appare un passaggio obbligato, e quindi acquisiscono anche di più il valore. E l'altro lavoro di argomentazione che si può fare è quello che vi dicevo, cioè mettendo appunto il testo originale accanto al testo antologizzato, che cosa puoi commentare. Hanno fatto un buon lavoro, non hanno fatto un buon lavoro, te qui in questa introduzione che cosa avresti scritto, che cosa non avresti scritto, e così via. È un lavoro che incuriosisce. E si può anche chiedere a loro, diceva l'Araldi giustamente, le antologie sono fatte per gli studenti, le scelgono i docenti, però si può anche far recensire a loro le antologie, questa volta intese di nuovo nella loro globalità, ed è un lavoro molto importante. Siamo pieni di antologie a scuola, perché per farcene scegliere ce ne regalano un po'. Ecco, e allora mettendo a confronto anche antologie vecchie e nuove, si può lavorare con loro intanto sulle strutture paratestuali, perché magari nella mia antologia, ad esempio, sono abituati a trovare la biografia dell'autore immediatamente accanto al titolo del brano. Trovandola qui in fondo al testo, una ragazzina mi ha detto: qui c'è il vocabolario con tutti gli autori. E quindi gli sembrava strano trovarlo in un vocabolario, quella biografia. Ecco, quindi si può lavorare sul riconoscimento delle strutture del
testo, indipendentemente dal layout, dalla forma libro della loro antologia, quindi è già un lavoro importante di per sé, e poi possono appunto diventare dei critici in erba lavorando sul commento delle varie antologie. Allora, il tempo è finito, però vi volevo salutare con un esercizio che ho fatto in questi giorni, per cui per capire se i miei studenti avevano un po' capito che tipo di oggetto avevano tra le mani, ho provato a dire di ricercare delle metafore legate alla loro antologia scolastica, e ve ne leggo qualcuna così per salutarci, e poi spero che ci siano degli interventi e quindi dare lo spazio a quelli. Ve ne leggo un po' così di quelle più curiose, però tra le righe ci si rende conto che hanno capito che cos'è l'antologia. La prima che ho letto, e quindi la leggo anche a voi, dice: l'antologia sono dei camion grevi di libri, un astuccio pieno di strumenti con cui imparare, perché mi sono dimenticata di dirlo, quando abbiamo completato quella pila di libri, alcuni ragazzini hanno detto: ma 1 più 1 più 1 più 1, 75, non fanno l'antologia, perché ci sono tanti altri strumenti, tanti altri testi che supportano il brano, e quindi dovremmo mettere tanti altri strumenti, quindi un astuccio pieno. Più creativo è come la Torre Eiffel, perché da lì si vede tutta la città della fantasia. Un cespuglio fiorito pieno di belle pagine. Qui mi aveva sentito a me della metafora del fiore. No, scherzo. Questo mi è piaciuto perché questo ragazzino ha colto il fatto a cui non ho accennato, che poi dietro alla costruzione dell'antologia c'è un filo rosso diverso per ogni casa editrice, diverso per ogni volume, che è bello scoprire con i ragazzi, perché dicevo, 7 brani legati per parlare dell'adolescenza, ma quei brani possono essere anche legati per tanti altri motivi, quindi bisogna vedere qual è il filo che sceglie l'editore. Infatti questo ragazzino ha scritto che l'antologia è una nave che mi fa navigare da un testo all'altro. Non c'è la metafora del navigare dentro il testo, ma che l'antologia è qualcosa di diverso, non ti fa navigare nei testi, ti fa navigare da un testo all'altro, perché questo è un passaggio ulteriore che si può fare percepire a loro se gli chiediamo di navigare loro fra un testo e l'altro dell'antologia. Un altro esercizio che si può dare per poter sfruttare bene l'antologia è dire: queste sono le sezioni che ha stabilito il curatore, ma te ne potresti individuare un'altra cogliendo qualche legame anche solo fra due testi, fra due o tre testi, però per invitarli al... Questa è un po' curiosa, perché dice che è come un cappotto, quando la leggi ti fa un po' sudare. Un gioco perché leggere è divertente, una piscina perché quando entri è come se ti tuffassi nelle storie. Qui c'è di nuovo il rapporto, l'aspetto del legame. Una famiglia perché tutti i testi sono legati tra di loro, e quindi questo è una scatola di magia che ti stupisce sempre. E poi le ultime le dedichiamo alla dottoressa Araldi. Dice: l'antologia scolastica è come la nonna, perché non finisce mai di raccontare anche se è vecchia e malandata. E invece l'ultima, più positiva, è una penna, perché quando finisce non ne hai altre, ti arrabbi un sacco. Io concludo perché il tempo è finito, avevo un po' altre cose da raccontarvi, però mi piacerebbe... Grazie a Samuela, che è sempre così originale nell'affrontare temi che apparentemente o logori, e invece lei riesce sempre a guardarli in un modo nuovo, personale. Avete riflessioni, domande? Considerazioni? Via, una domandina. Una domandina, ecco.
ce n'è una. Non troppo difficile però, eh? Capita spesso che l'antologia sia esercizio di libertà di scelta per gli studenti. Per me una delle esperienze più belle di insegnante è quando certe antologie, ancora più di altre, fanno sì che gli studenti, partendo da un brano antologizzato, vogliano leggere il libro. Comincino a leggere il libro proprio. E l'antologia in questo mi piace proprio, perché non è l'adulto che propone il libro, dal libro all'antologia al libro, dall'adulto, a meno che il bambino non scelga, o il ragazzo, in una biblioteca a scaffali aperti, quale quella della scuola normale, che una volta era anche qui con gli scaffali aperti, anche in questo luogo dove noi siamo. Biblioteca a scaffali aperti permette sì al bambino e al ragazzo. L'antologia pure, perché io temo molto il libro che porto io al ragazzo. Capita spesso questa esperienza. Poi un'altra cosa, Istituto Pascoli? Sì, quindi capisco la predilezione per la parola fiore nelle antologie. No, era solo etimologica la predilezione. Sì, capita, ed è sempre una, quando è l'antologia stessa ad invitare il ragazzo a leggere, capita, però per questo credo che sia bene sottolineare, visto che c'è un responsabile di una casa editrice, che sarebbe importante che tutti i testi delle antologie fossero reperibili, perché ci sono alcuni testi che funzionano nelle antologie, cioè il brano funziona, ha un suo, e quindi magari li ritroviamo anche ripetuti nelle varie antologie, ma che magari si trovano in testi che sono fuori commercio, che non si riescono a ritrovare neanche nelle biblioteche, e questo, per quello che diceva il collega, crea un ostacolo, perché questo esercizio lo possono fare una, due volte, ma se poi non trovano il testo ci rimangono male. E c'è anche solo da parte dell'insegnante, a volte molto bella, perché a distanza di un anno un testo aumenta il desiderio. Sì, è vero, c'è anche Fahrenheit per caccia al libro. Altre considerazioni? No? Allora, io vi ricordo, per favore, del nostro ultimo incontro, e vi prego di scrivermi per propormi interventi. E ringrazio già i due colleghi, anzi tre, che mi hanno scritto, mi hanno a voce segnalato le loro proposte. Pregherei altri, almeno un altro paio. È una cosa semplice, informale, lo sapete, l'avete già vista gli anni scorsi, e io ci tengo molto, perché mi sembra che lo scambio di esperienze sia sempre proficuo per tutti. Ringrazio moltissimo le relatrici di oggi, Isabella Araldi e Samuela Brunamonti, ringrazio tutti voi e ci vediamo il 30 marzo. E grazie. Ringrazio te per l'invito, ovviamente.